Antonello Salzano, Santa Maria Capovetere, 1970, avvocato, penalista. Da piccolo, devo dire la verità, ho sempre respirato il gas di scarico di una Porsche, perché in casa mia si sentiva, al momento in cui mio padre rientrava, si sentiva questo profumo. Io lo chiamo profumo, altri dicono è altamente tossico, ma per me rimane sempre un profumo, di questa 911S che mi ha segnato, dico, per tutta la vita. In realtà la Ferrari è stata preceduta da un Alfa Romeo Spider Touring del 59, ma è stata preceduta perché sono appassionato di film, quindi di cinematografia, e vedendo la scena del film Ieri, Oggi e Domani tra Sofia Loren e Marcello Mastroianni, quando c'è il famoso incidente con la Rolls Royce, passa Armando Trovajoli nelle vesti di un ingegnere milanese e carica la Sofia Loren a bordo della sua Ferrari California, ed era la macchina dei miei sogni. Logicamente una Ferrari California è una macchina oggi inapprocciabile, lo era all'epoca, lo è anche oggi, ancora di più oggi, e quindi avevo trovato questa Spider Touring che nelle fattezze, nei colori era la stessa cosa, però logicamente era ben altra sostanza. La comprai, l'ho utilizzata, ho iniziato ad apprezzare l'utilizzo quotidiano, perché io ci lavoro, ci esco, quindi vado allo studio andavo con l'Alfa Romeo Touring, e finché poi capitò un'occasione particolarissima. In pratica mi telefonò un broker dalla Francia, il quale mi disse che c'era una macchina che in realtà nemmeno lui sapeva che modello fosse, però mi dice: guardi, credo che sia una decappottabile, la venga a vedere, perché è una macchina che forse è quello che lei cerca. Sono stato in Francia, ho visto la macchina, diciamo, e ho concluso questa operazione. Portata in Italia, abbiamo iniziato subito il restauro, smontato il motore, smontato tutto, fatto in casa, possiamo dire veramente fatto in casa. Devo dire, ritirata dal meccanico, senza nemmeno collaudarla, è partita per le Marche per fare il Grand Tour delle Marche. E si è comportata egregiamente. È stata presentata su Ruote Classiche e uscita in pubblicazione sull'ultimo libro di Quattro Ruote, come auto particolari, le convertibili che hanno fatto sognare l'Italia, quindi tra le auto Ferrari più importanti, ed oggi è una macchina che sta riscuotendo un bel successo. Questa macchina è stata prodotta in 200 esemplari, uno sicuramente era distrutto, quello di Porfirio Rubirosa, era identico, perfettamente identico, solo venduto nel 62, questa è del 60, un motore 12 cilindri, il modello è 128F, si distingue perché ha le candele esterne, mentre il 128 è della serie coupé a candele interne, ha un cambio 4 marce con l'overdrive Laycock, J, modello J, e questo gli consente di portarla a un certo numero di giri, a 4000 giri, la macchina con l'overdrive riesce a spiccare, diciamo, il volo e quindi a prendere velocità. Un'altra autovettura del genere, e qui è da vedersi un po' se è proprio questa, fu utilizzata nel film La Pantera Rosa di Peter Stiller. Peter Stiller, tra l'altro, è stato uno dei più grandi estimatori del marchio Ferrari, e nel famoso inseguimento dell'ispettore Clouseau si vede questa 250 Spider che si insegue con una bianchina, con una Jeep della polizia, e dai filmati in realtà è con una coincidenza numerica, ovvero di auto vendute in quel periodo in Francia, solamente 3 ne furono vendute, questa qua potrebbe essere quell'autovettura dell'epoca. Senti Antonio, abbiamo parlato di Antonello, gli amici sono Antonello. Sentimi Antonello, abbiamo parlato della passione, del trasporto che tu hai per questa macchina. Dimmi, confessami se c'è un difetto che riesci a perdonare a cuor leggero a questa macchina. È strano, ma a me non, forse l'amore, ma non pare che la macchina abbia difetti. In realtà risponde perfettamente. L'unico difetto, sì, è un po' lunga nelle misure, e questo in curva le crea qualche problema, specialmente nei tratti misti.
altrimenti la macchina si fa tranquillamente perdonare. E poi un po' troppo bassa dietro, quindi abbiamo provato ad alzarla, ma è la sua caratteristica di avere gli scarichi che devono. Tra l'altro i famosi scarichi che quasi lasciano a terra, facendo un percorso alla targa Presider, rimase attaccato uno scarico su un binario e dovetti berciare subito il tirante con un attaccapanni di una signora per tirare i fili dei panni. Quindi mi abbassai immediatamente, la signora dice: "Beh, me lo posso rubare, signore?" Con una tronchese staccammo e rialzai lo scarico della macchina. Però da allora, devo dire, è durato anche 6 mesi quello scarico. Cosa che ti emoziona invece di più di questa macchina? Mi emoziona essere un'auto degli anni 60, questa è la prima cosa, poter rivivere un sogno, che è un tempo che io non ho vissuto. Il rombo, la Ferrari è la Ferrari. Tutte le altre auto sono bellissime, le macchine americane hanno un rombo bello, la Porsche mi rimane nel cuore, Lamborghini eccetera, però devo dire la verità, la Ferrari ha un qualcosa di magico. Ovunque ti fermi, quello stemma, quel cavallino nero contornato di giallo ha un effetto su tutti, anche su quelli che non sono interessati. Non a caso il brand Ferrari è il brand più apprezzato al mondo, è il simbolo del Made in Italy, perché la realtà, la Ferrari attuale è la Ferrari italiana, ma la Ferrari è questa qua. È la Ferrari degli anni 60, quando ci sono stati gli Scaglietti, i Pininfarina, che hanno realizzato delle auto dove non esisteva il computer ma esisteva la matita. Non abbiamo messo lo stereo perché è una bestemmia, con quella sinfonia, con quei 12 cilindri, avere lo stereo in auto che obiettivamente mortificherebbe il tutto. Thank you.